L'ultima volta che ci siamo lasciati, ormai più di un mese fa, vi raccontai di come tra sciagure, Panico resta a guardare in difesa, signor Presi Christian, presidente, e giocate fenomenali, non ho alcuna clip di giocate fenomenali, vi ho raccontato i primi due dei tre tornei che mi hanno portato alla targhetta verde. Quella volta vi lasciai col pepe a culo nel tenervi da parte il miglior torneo che abbia mai giocato. E premettendo che non vedrete Squishy Muffins, ma molto meglio ovviamente, vediamo com'è andata. Adesso però voglio rivolgermi a tutti quelli che cercano sempre di alzare l'asticella della competizione, convinti ogni giorno di fare meglio del precedente. Da oggi difatti su Repeat GG atterrà anche Rocket League. Repeat è una piattaforma di tornei esports posseduta da Sony PlayStation che permette ai giocatori di vincere soldi e premi giocando gratis ai propri giochi preferiti come Fortnite, League of Legends, PUBG e finalmente anche Rocket League. Senza installare alcun software quindi, ma semplicemente facendo il login al loro sito, collegando il vostro account delle macchinine, avrete accesso a 18 tornei giornalieri tra 1v1, 2v2 e 3v3 per dimostrare le vostre abilità. Ad ogni partita di fatti è legato un sistema di punteggio che, calcolando le vostre parate, assist, gol e tanto altro, vi permetterà di scalare le classifiche individuali, che ogni 5 minuti si aggiorneranno per decretare il numero 1. Siete più propensi alle parate? Gionate ai tornei Super Keeper. Siete convinti di metterla sempre dentro? Partecipate col Merchant. Ogni mese di fatti Repeat garantisce ai tornei di Rocket League $25,000 di montepremi, e se le modalità classiche non vi daranno i risultati sperati, potrete cimentarvi nei 6 tornei settimanali sulle modalità alternative. Se siete come me, chiedete? Giocate per divertirvi. Fake. Sì, senti quell'altro. Ma comunque, una volta scalata la classifica dei migliori e ottenuti golosissimi premi, potrete riscattarli nello shop per gift card Amazon, V-Bucks per Fortnite, card PSN, Steam e tanto altro. Mentre voi quindi create l'account dal link che vi lascio in descrizione, Tito3697 vi aspetta su Repeat GG, la miglior piattaforma tornei di Rocket League. Benvenuti quindi a Manfield Night, il palcoscenico perfetto per fare figure faville. Abbiamo Tito3697, AbduXD3 e Lauridis. Ciao bello, sono Lauridis. Iniziato come un semplice passatempo di una serata vuota, il primo match mi vede subito aggressivo. Puscio l'angolo, picchio uno di passaggio, danco l'ultimo difensore e prendo il palo ovviamente, ma non demordo, anche perché abbiamo appena iniziato, siamo ottimisti. Finché però non succede che, tornando in difesa, cado sull'avversario, vengo menato da Abdu, schiando un goffo muro e subiamo gol. Questo sarebbe il mio miglior torneo di sempre. Abbiamo buono. This is Rocket League. Ma che sta accadendo? Ma come ha tirato? Questo team però ha qualcosa di speciale. Quindi dopo un solo minuto Lauri calza un campanile, io mi ci fiondo e, concludendo il dai vai, troviamo il pareggio. Poi però esce di nuovo Rocket Jul. E mica qualcuno ha notato chi è stato il difensore appena umiliato? Lauric però conosce il nostro destino e non solo pareggia il match, ma al kickoff successivo lancia il pallone sulla back, disintegra il portiere e permette all'altro di segnare il terzo. Io in tutto ciò a terra a non fare un cazzo mentre li guardavo fare i fenomeni. Match finito quindi, direte voi? No, perché adesso è il mio turno di fare un gol devastante da 1,5 metri. Gara 2! In questo match è iniziato il mio torneo e lo dimostra il fatto che la partita è stata così lunga che non sono riuscito a salvare la prima parte. Ma andiamo con calma. Sotto di 2 gol, difatti, il mio compagno pensa: non c'è 2 senza 3, lanciando il pad in aria e facendosi quest'autogol. Bro, sorry. Ma un cazzo, bravo, ma un cazzo, par! 3 gol in neanche un minuto sono duri da digerire. Ma abbandonare è da codardi, anche perché abbiamo un'altra idea in mente. Il 3-1 è uno dei gol più belli che abbia mai fatto. Il tempismo, la coordinazione, l'angolino trovato, in quest'azione c'è tutto, tranne la capacità di ripeterla. Tornati in campo sogniamo subito il 2-1 in contropiede, ma il portiere la pensa diversamente e se Abdu, attento, sa come riscattarsi dopo la cagata di prima, io ce l'ho ancora in testa e per solidarietà volo a farfalle. Questa partita però è il vero inizio del torneo e una sconfitta andrebbe contro tutto ciò che abbiamo detto finora. Ma perché questo mi sta inseguendo? Quando quindi, e quindi quando, ci avviciniamo a 2 minuti dalla fine, tenete d'occhio il cronometro, perché il gol non è uno, ma sono 2. Con un drop pazzesco chiudiamo una rimonta in neanche 20 secondi. La difesa avversaria è squagliata, noi viaggiamo sull'onda dell'entusiasmo ed il 5 pari nell'angolino non ci spaventa, perché subiamo il 6-5. Come subiamo il 6-5? Ma che gol è? Questa partita non è un'altalena, ma una montagna russa di emozioni. E segnato il 6 pari da kickoff, Abdu è gasato. E sapete cosa manca per chiudere in bellezza sto match? No, nel senso, so solo che non possiamo farci scappare questa occasione.
7-6 al supplementare, ma neanche una partita di tennis. Abbiamo visto di tutto. Ed il bello, sapete qual è? È che era solo il secondo match. This is gara 3. Un match che si apre con una rivelazione. Sono C3 in 3v3. Che già fa? Vi ricordate però la cosa del miglior torneo che abbia mai giocato? Ecco, facciamo che è iniziato il match, va? Wayu ha rotto la porta, neanche 10 secondi e abbiamo già il gol del match. Io però, tolta l'esultanza, quando mi dite sono platino e faccio ste cose, mi dite a che cazzo di platino hai giocato? Chiedo, con rispetto. Nel frattempo però il match è andato avanti, è come una goccia d'acqua nel Sahara dei miei lisci, quando il difensore mi appoggia il pallone, prima lo salto e poi anticipo in un amen anche il portiere. 2-0 e Steph Curry 3-6-9-7. Siamo così generosi che non ci basta carriera i nostri, ma persino gli avversari, passandogli direttamente la palla in faccia, e subiamo il 2-1. Gli avversari però si guardano intorno e pensano: se ci fosse un GC a carriarci. Se ci fosse. E ovviamente c'è 2-2 di GC 1 Smurf. E te pareva. Ora, ad inizio match, Laurie aveva chiesto cosa poteva fare di meglio in campo. Ruota bene e demolisci, gli dice Abdu. Come Abdu? Oh no. È un gioco! Diciamo che Laurie sta imparando bene. Scusi, sta allora? Ma è tutto inutile, perché subito dopo mi si spegne il controller e guardo il pallone entrare in porta. Le nostre prestazioni più altalenanti della mia voglia di vivere. No! Difatti, spingendo in contropiede, cioccolatino al centro, rischiando anche un ottimo bump, e torniamo in vantaggio. Il problema però è che il livello del miglior torneo che abbia mai giocato si sta abbassando. Quindi che vi devo dire? Proviamo a rialzarlo col prossimo gol. Non chiedetemi che flick è, perché non ne ho la più pallida idea. Fatto sta che vinciamo 5-3 ed entriamo da favoriti del torneo, secondo nessuno, dritti in semifinale. Adesso però, Wayu, vi ricordo che quello del torneo migliore dei gol acrobatici è solo una scusa. Il modo che ho di raccontarvi storie è spesso de merda per alleviare quel rumore di fondo che riempie le mie giornate. E questo è il significato dei miei progetti, e se ve lo dico adesso e non a fine video è perché, parliamoci chiaro, chi cazzo ci arriva mai a fine video? No, perché se facciamo un altro kickoff così, non ci arrivo neanche io. Le spuole. No, basta. Non possiamo cancellare il passato, però possiamo reagire. Beccatevi sto gol di Abdu. Oggi gol brutti non li sappiamo fare. Ed io l'ho capito che in difesa non siamo mai stati belli. Per pochissimo. Ma che ho fatto per subire questo giga pinch dalla loro porta? Era lancia Naruto per prendere quella palla. Gara 1 però ci insegna di doverci concentrare sin dai primi secondi. E nonostante il difensore avversario dorma crossandosela al centro, ormai è troppo tardi. Il clock raggiunge lo zero e adesso non possiamo più sbagliare. Raga, ma che vi devo dire? Ma chi li ha mai saputi fare i flick? Questo è stato così bello che mi hanno chiesto se sono me in 1v1. Ma ne hanno mai visti i miei video? Ma sono tutti esperti di kickoff, ma che ci faccio? In ogni caso, quello era già il 2-0, perché segnare il primo ci ha pensato Abdu. All'appello però manca qualcuno. Laric non ha fatto niente, e questo è esattamente l'unico motivo per cui lisciamo il pallone, permettendogli di segnare. Oggi si chiama beneficenza. Non mettere il gomito così un attimo. Il 4-0 almeno è tutta farina del nostro sacco, dopo che leggendo il rimbalzo del pallone lo droppiamo alle spalle del portiere. Manca ormai una sola partita alla finale, e la differenza tra questo e gli altri team in cui ho giocato è la mentalità. Oh, adesso facendo 42 punti, easy. La consapevolezza di sfruttare il momento positivo, anche se non per Lauri di nuovo ultimo, ma vediamo almeno di non sbagliare. In gara 3 gli avversari non mollano la presa, perché anche loro hanno una finale da raggiungere. Sfiorato un bel redirect contrastato dal difensore, viviamo una fase del match infinita con una traversa, un'altra traversa, un pallonetto alto, nata traversa, oh! Proviamo ad attaccare in ogni modo, e mantenendo costante la pressione, sull'ennesimo cross troviamo il vantaggio. Il mio apporto al 3-1 adesso è fondamentale, non ho fatto niente. E quando abbiamo finalmente una prateria davanti, mi pare che possiamo segnare, perché Abdu si incazza. Ci lancia su Marte e va spensierato a segnare lui. Manca fa così però. Una squadra solida che sa per cosa sta giocando non abbassa il suo livello, anzi, chiude il match così. Benvenuti nella magica atmosfera della finale, dove ad attenderci incazzati ci sono Winter Zero, Overdrl e Mev1.
Oh, un applauso a Jock! Prima della finale, difatti, volevo celebrare il primo abbonato della storia del mio canale, che mi ha fatto pensare una cosa. Ah, ma io ho anche gli abbonamenti. Ho quindi creato 4 livelli, partendo da un solo euro, per permettervi sotto ad ogni mio video di supportare il canale, ottenendo persino la menzione in ogni mio progetto. Come questa di Jock, sei stato il pioniere di tutto ciò, e ti ringrazio. Ma adesso torniamo in campo. Il match, difatti, si apre così. Palo degli avversari e dunk subito dopo a porta vuota per il nostro vantaggio. Aiuto. Che volete da me? Perfettamente calcolato. Una delle differenze poi che vorrei farvi comprendere tra i vari rank è il game sense. Quando difatti salto per contrastare un eventuale tiro, non torno giù ma continuo e oscuro la vallata all'attaccante. Qui pronuncio le uniche mie parole del torneo. Bella sta parata. Minchia, un morto che parla. Che per poco però non trovo un drop molto carino, lasciando il 2-0 nelle mani di Abdu. Oh, mi stavo proprio divertendo comunque. Perché ogni tanto devo ricordarvi che è il miglior torneo che abbia mai giocato. Ma che assist ho fatto? 3-0 in gara 1. Abbiamo già la possibilità di chiudere i giochi. E infatti stiamo perdendo. Non mi prenderete mai, diceva. E invece l'hanno preso. Nel secondo match non ne abbiamo azzeccata una. I miei compagni qui sono molto avanzati. Torniamo in difesa, vero? No, pushiamo il pallone. E poi ci chiediamo, ma com'è possibile che abbiamo subito gol? Ma io che cazzo ne so, scusa. No, il 2-1 arriva perché Abdu trova l'angolino. E quando cerchiamo di esplodere l'avversario che... ci schiva, prima ci prende in giro e poi passa la palla in faccia ad un carichissimo Lauri. Scriviti bel passaggio da solo prima che lo faccia io. Il bello delle storie che vi racconto però credo sia il fatto che non sono perfette ma reali. Non sono scritte a tavolino ed il miglior torneo che abbia mai giocato lo è perché arrivati al supplementare anche la squadra blu vuole scrivere la sua di storia e approfittando di un buco difensivo vince il match e porta la finale all'ultima partita. Il miglior torneo che abbia mai giocato è il migliore per un insieme di fattori. Ma se we got this game, è anche perché l'ultimo frate, non è che ne abbiamo altri. In questo primo minuto di gioco la partita è molto bloccata, finché però l'avversario legge il mio pre-jump e tirando rasoterra porta i suoi in vantaggio. Questo però è l'ultimo match, e la voglia di dimostrare di potercela fare va oltre lo zero di boost, ed inseguendo disperati un pallone, con un tocco morbido mandiamo fuori tempo la difesa. Non so minimamente come sia entrata. Questo è il miglior torneo perché oltre alle singole azioni sono tornato a divertirmi cazzeggiando con due sconosciuti che leggevano le vibes, disintegravano gli avversari, sapevano di dover rimontare e ci portavano sul 2-1. Sentendoci spicy proviamo persino a fintare il portiere con un flip reset. Ma se io vi ripeto sempre sti cazzi delle vittorie del rank è solo per farvi entrare nella mia ottica. Il tempo difatti scorre, emozionato da una serata qualunque che stava diventando speciale davanti ai miei occhi, nel silenzio tombale della mia camera ci lasciamo scappare un'esultanza. Coda! Abbiamo vinto il terzo torneo in pochi giorni dopo più di un anno di pausa. Let's go! E la targhetta ottenuta non è la cosa importante, tanto manco la userò. È solo la scusa che ha dato un senso a questo cammino permettendomi di raccontarvelo. E ciò che mi porterò dentro, infatti, è altro. Sono i momenti incredibili passati in compagnia con vecchi amici. Paolo? Ma come cazzo hai fatto? E incredibilmente anche nuovi. Vi ricordo i nuovi abbonamenti che potete sottoscrivere sotto ogni mio video per supportare il canale. Grazie mille, arrivederci.